Buongiorno a tutti, qui è sempre la vostra Alessi e oggi parleremo di psicologia. C'è chi crede in Dio, c'è chi crede nella scienza, c'è chi crede nella medicina, chi nella psicologia. La sottoscritta non ci crede assolutamente, anzi è una cosa che detesta con tutto il cuore, eppure, siccome non è una persona completamente normale, è abbonata ad una rivista di psicologia che si chiama Mente e Cervello. Se la leggo io vuol dire che non è una cosa che bisogna aver studiato o aver fatto università di psicologia con laurea in medicina per poter capire di cosa si sta parlando. Quindi torniamo a questo articolo. L'articolo era a proposito della sindrome dell'accento straniero. Cosa succede? Che persone che parlano una lingua come prima lingua, ad esempio come io l'italiano, per cause varie, non ancora ben definite, possono sviluppare questa sindrome che porta a farle riconoscere come persone che in realtà parlerebbero un'altra lingua, cioè che come prima lingua avrebbero qualcos'altro. Ad esempio, un italiano potrebbe cominciare a parlare con quello che viene percepito come un accento tedesco. Non è così nitido. Hanno fatto un esperimento, hanno mostrato a una serie di persone di varie professioni, delle persone affette da questa malattia insieme a persone che parlavano semplicemente un'altra lingua come prima lingua. E cosa è successo? Che in generale venivano queste persone malate, venivano riconosciute come straniere proprio da coloro che parlano quella lingua e che quindi sono in grado di riconoscere l'accento. Tuttavia, gli insegnanti di lingua, che quindi sono abituati ad avere, a sentire proprio all'orecchio sui vari accenti stranieri, riuscivano a distinguere con una certa accuratezza le persone affette da questa malattia da effettivi stranieri. Quindi, cosa fa questa malattia? Porta a modificare nel momento in cui una persona parla il ritmo del parlato. E cosa fa questo ritmo? Il ritmo è quello che ci fa percepire correttamente il suono proprio delle parole e la pronuncia anche delle parole, credo. Credo che questa qua sia una questione un po' così spinosa, nel senso che nel momento in cui parlo sono diverse le cose che vengono analizzate. Prima di tutto la pronuncia, se pronuncio quella lettera, quel fonema in modo preciso. Un'altra cosa poi è la melodia, e quindi posso pronunciare perfettamente quella parola, però nel momento in cui faccio una frase e la metto insieme ad altre, l'intonazione dovrebbe cambiare, almeno in italiano cambia, nelle altre lingue non l'ho ancora capito, devo un po' rifletterci, per questa ragione sulle altre lingue ho ancora un accento molto forte. Perché ne parliamo? Perché ho trovato molto questa cosa molto interessante e soprattutto, come ogni altra cosa, che permette di capire come far percepire in maniera più corretta la propria pronuncia, il proprio parlato a persone che parlano la lingua come prima lingua, quindi che sono abituate a sentirla. Se siete interessati all'argomento e volete scoprire altre curiosità a proposito dell'apprendimento delle lingue o su come perfezionare il vostro italiano, il vostro tedesco, il vostro inglese, il vostro qualunque lingua state cercando di imparare, sono questioni che interessano anche a me, per cui probabilmente ne parlerò ancora. Ripeto, se volete sentirne parlare ancora, clic qui, non so dove lo metterò, da qualche parte. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!